Ciao a tutti, per chi non mi dovesse conoscere mi presento, sono Alessio di Seclì. Allora, oggi durante la mia quotidiana camminata nelle campagne salentine voglio parlare dell'organizzazione. Organizzazione, che cos'è l'organizzazione? È qualcosa che arriva subito e diventa nostro? No, l'organizzazione è un'abitudine che potrebbe essere adagiata, adeguata nella nostra quotidianità. E come? Prima di tutto, in molti percorsi dei miei attuali clienti, la prima cosa che suggerisco, oltre ad avere un percorso di rivoluzione, magari cambiando il loro aspetto mentale, il loro fisico, il loro approccio, la loro autostima, la prima cosa in assoluto che dico a loro è di avere un'ottima organizzazione nel fissare gli obiettivi, nell'organizzare le cose da fare mensilmente, settimanalmente, periodicamente. L'organizzazione è tutto, ti permette di stare in famiglia, di allenarti, di essere prestante, di seguire magari un piano d'allenamento o un piano alimentare adeguato, di stare con la famiglia, di stare con gli amici. Quindi bisogna avere un diario, bisogna avere una tabella che ti possa portare a essere prestante, a fissare gli obiettivi, a segnare i propri progressi. Questo, diciamo, è uno dei tanti step che io propongo insieme al mio staff di consulenti, dove già da tanto che aiutiamo persone a raggiungere i loro obiettivi, e il nostro obiettivo principale è quello di far raggiungere i risultati desiderati. Noi aiutiamo le persone, aiutiamo nella crescita personale, nel cambiamento di una mentalità positiva, adatta a poter rivoluzionare il proprio percorso di salute, il percorso fisico, magari dovuti da uno stato di stress, a uno stato di sovrappeso, a uno stato magari di disordini alimentari, o meglio ancora, da uno stato in cui non ci si riesce a uscirne fuori da questa routine frenetica. E quindi clicca qui in basso nel mio link, vedrai la mia pagina, vedrai le mie testimonianze, vedrai il mio lavoro che faccio ai miei attuali clienti. Ti aspetto dall'altra parte, a presto!